Bye. Mm -hmm. Un delibera, siamo insieme a Massimo Mogiatti e Sergio Pierantoni. Siamo nell'ambito del commercio ecosolidale. Allora, Sergio Pierantoni, presidente di Mondo Solidale, che cos'è il commercio ecosolidale? Il commercio ecosolidale è un approccio alternativo al commercio che prende in esame soprattutto questi aspetti, è un rapporto di giustizia fra produttori eh, di materie prime e fra consumatori eh, che sono essenzialmente nei paesi più sviluppati, mentre invece in genere i produttori sono nei paesi del sud del mondo. È un approccio alternativo perché parte, mette a fondamento soprattutto valori quali la giustizia, il rispetto delle persone che lavorano, il rispetto dell'ambiente e cercando di coniugare questo con il rispetto anche dei consumatori, è un, è un modo anche per poter valorizzare la vita nel, nell'intero pianeta, per fare in modo che le persone possano vivere meglio. Fra l'altro il commercio eco e solidale permette anche una maggiore sensibilizzazione ai consumatori dei nostri paesi e permette anche alle persone che vivono nel sud del mondo di poter vivere meglio, di poter avere possibilità che magari fino a qualche momento prima non avevano, quale l'assistenza sanitaria, quale la possibilità di mandare i bambini a scuola. Si basa essenzialmente anche con un meccanismo che prevede un prefinanziamento prima di comprare il prodotto in maniera tale che i produttori diciamo, possano dedicarsi a produrre, non siano succubi della finanza. Quello che stiamo vivendo un po' in questo momento dimostra che un po' la finanza ha preso il sopravvento sull'economia reale, quindi il commercio equo e solidale è un, un approccio che parte dalle persone, che parte dall'economia reale e che vuole che far sì che non ci sia né uno sfruttato né uno sfruttatore e nello stesso tempo che i prodotti che vengono consumati qui nei nostri paesi siano prodotti buoni e siano prodotti fatti con l'impegno di tutti. Ecco, ehm, il 5 giugno si è svolta la settima conferenza del commercio ecosolidale, per cui siamo, eh, diciamo, è un, ormai una realtà economica eh, in stato insomma, di sviluppo. Ecco, eh, questa settima conferenza cosa ha, da cosa è stata caratterizzata? Sì, questa settima conferenza è un'esperienza molto positiva che avviene nella Regione Marche dove grazie all'ente pubblico, in particolare la Regione, e anche alla collaborazione fra tutte le persone che si occupano di, mondo so di commercio eco solidale, fra i quali in particolare c'è la cooperativa Mondo Solidale che è diffusa in 15 città delle Marche, quindi ci sono vari gruppi di volontari diffusi e più c'è un'altra cooperativa che sta ad Ascoli Piceno e che anche lei fa parte del commercio eco solidale. Questa settima conferenza quest'anno l'accento su un aspetto particolare ed è importante che è quello dello sviluppare eh, la produzione non solo per i paesi diciamo occidentali sviluppati ma è quello di far sì che le persone che producono delle materie prime tipo in questo caso il cioccolato il caffè o tutte altre cose possano produrre per il mercato interno quindi abbiamo per la prima volta incontrato dei produttori che non vendono solo eh, la materia prima a noi ma abbiamo dei produttori che oltre a fare questo eh, producono il loco, il caffè, producono il loco, la cioccolata e quindi possono sviluppare un mercato interno. Perché beh, per proteggere l'ambiente è importante anche il discorso di che ogni, eh, diciamo, in ogni Stato, in ogni località si produca soprattutto per il mercato interno. Il commercio è importante. Ma do dobbiamo trovare un giusto equilibrio. Faccio sempre questo esempio, cioè nessuno si scandalizza che in Italia ci siano molti ettari coltivati a vigneto e che vengono poi esportati e venduti nei, nei paesi, in tutti i paesi. E questo anzi è il nostro petrolio, no? è quello che ci permette di andare avanti. Nessuno si scandalizza perché? Perché il vino nella cultura degli italiani lo, lo sanno sviluppare, lo sanno produrre, lo consumano internamente, e via dicendo. Invece a volte nei paesi in via di sviluppo cosa accade? Che molti prodotti vengono prodotti. Si chiama coloniali non per altro vengono prodotti per l'esportazione e le persone che abitano lì neanche si rendono conto di qual è il prodotto finito quest'anno con questa conferenza noi abbiamo fatto cercato di far capire a tutti i consumatori e soprattutto alle piccole e medie imprese marchigiane che c'è la possibilità di eh, collaborare e di fare in modo di sviluppare un mercato interno ma non solo c'è anche la possibilità di mettere in contatto questi produttori con le piccole realtà produttive marchigiane per valorizzare al miglior modo i prodotti, per far incontrare produttori e piccoli imprenditori marchigiani e produrre prodotti per il mercato nostro, italiano e anche diciamo, di tutto il mondo, prodotti di eccellenza. Fra l'altro questo è possibile anche perché Mondo Solidale è una cooperativa, come dicevo prima, che è diffusa in tutte le marche, con 15 botteghe, con 15 gruppi di volontari, con persone insomma, che eh, abbiamo circa 3.000 soci, che possono fare in modo che eh, queste, queste notizie si diffondano e vengano conosciute. Fra l'altro noi viviamo in questo momento un po' una specie di paradosso, mai come oggi ci rendiamo conto che i valori che sono dietro al commercio eco e solidale sono valori che le persone apprezzano e condividono e quindi c'è sempre più voglia da parte di tutti anche a volte delle piccole e medie imprese, di conoscere chi è che produce, di mettersi d'accordo, di ragionare insieme come sviluppare quel prodotto anche nel momento in cui viene coltivato nella terra di un paese del sud. Quindi abbiamo anche il Santo Padre nell'ultima enciclica, nel messaggio per la pace, ha messo in evidenza i valori della giustizia, della solidarietà, del rispetto della persona umana, dell'ambiente, quindi mai come oggi. Però nello stesso tempo anche le botteghe, tutti i gruppi hanno necessità di, di volontari che li aiutino a portare avanti questi ideali. Ed, ed è anche un modo per poter innestare su gruppi storici che portano avanti questo impegno anche nuove persone e per poter rimanere sempre al passo coi tempi. Questa è una cosa che noi riteniamo molto importante. Bene. Allora Un'altra realtà del commercio ecosolidale è la cooperativa Shadily. Abbiamo eh, qui con noi Massimo Mogiatti eh, che è presidente della cooperativa. Allora, in che settore opera la tua cooperativa? Dunque, la nostra cooperativa opera esclusivamente nel settore del caffè, cioè abbiamo deciso, insieme ad un gruppo di persone, di provare a focalizzare il nostro impegno all'interno del commercio equo e solidale su un prodotto, cercando quindi di professionalizzarci per quanto possibile e comunque affrontare quel prodotto in maniera completa. In questo caso si, si parla di caffè, quindi il nostro, il nostro focus è il, ca il caffè. Noi abbiamo relazioni dirette con in questo momento cinque differenti gruppi in tre paesi tra eh, Guatemala, Uganda e Haiti di piccoli produttori di caffè. Importiamo fino all'anno passato sei container di caffè, quest'anno probabilmente qualcosa in più. E cerchiamo di fare quello che diceva Pocanzi poc Sergio, cioè convincere, trovare imprenditori italiani, imprenditori come noi, perché anche noi siamo un'impresa, imprenditori che credono anch'essi nei valori del commercio equo o comunque in quei valori di fondo che sono giustizia, equità e sapendo soprattutto che eh, se si vuole vuol parlare di una materia prima di qualità, pregiata, in, indiscutibilmente bisogna pagarla in maniera adeguata. E, e utilizzare queste, questo, questo caffè per le, proprie, per le proprie produzioni, per le proprie miscele, per i propri caffè. Eh, questa cosa devo dire che sta, che sta funzionando, che sta funzionando perché eh, gli imprenditori anche nelle marche, soprattutto forse nelle marche, non lo so, eh, attenti sicuramente a far quadrare i conti perché quello è fondamentale, ma attenti anche a tutto quanto il resto, ce ne sono, hanno voglia di collaborare, hanno voglia di fare e lo stiamo, e lo stiamo, e lo stiamo facendo. Eh, la cosa bellissima di tutto questo è che chiaramente... Eh, Provare a vendere un container di, ca di caffè, dei sacchi che vedete, che vedete qui dietro, eh, in pacchetti vuol dire un impegno esagerato per la massa di volontari che operano nelle botteghe di Mondo Solidale e delle altre realtà del commercio equo. È chiaro che la stessa quantità proposta a un torrefattore che in tempi rapidissimi è in grado di smaltirla, questo vuol dire per noi, vuol dire per noi poter dare un sostegno ad un numero di produttori maggiori e soprattutto di, di poter garantire loro continuità nel tempo e quindi una serenità di fondo per, per, il, loro, per, il, loro, per il loro lavoro. Certo. Eh, un, eh, volevo una precisazione che era emersa eh, durante la conferenza che tra l'altro ricordo è visibile per intero sul nostro sito www.ondalibera.tv sia nella parte de, dell'apertura che nella parte specifica del dibattito. Era emerso una questione, diciamo. Voi commerciate con paesi lontanissimi, però parlate ugualmente di chilometro zero. Ci puoi spiegare questo concetto? Volentieri, volentieri. Beh, con il caffè direi che è anche abbastanza facile. Numero uno, perché il caffè si produce solo nella fascia, nella fascia tropicale, quindi le alternative sono o eh, ci mettiamo in testa che qualche chilometro fisico c'è, altrimenti smettiamo di, smettiamo di berlo, perché il caffè non si può coltivare di fianco alla vigna di cui, di, di cui diceva Sergio. Ma battute a parte, eh, perché noi crediamo che chilometro zero non voglia dire... Non voglia dire semplicemente una distanza fisica, ma è una distanza ideale. Perché quando noi andiamo ad acquistare una cassetta di verdura dal contadino chilometro zero, cos'è che ci piace? Sì, ci piace che abbia fatto poca strada, che l'impatto ambientale sia stato minimo, ma ci piace soprattutto parlare con la persona che ha prodotto quelle verdure, vedere come lavora, vedere come questa nostra collaborazione può, può portare dei benefici. In questo senso nel commercio equo. Nel caffè, nel nostro caso, il chilometro è assolutamente zero, perché riuscire a collegarsi direttamente con piccoli produttori che non avrebbero altri sbocchi commerciali. Piccoli produttori che grazie alla rete del commercio eco riescono oggi a portare avanti progetti che sono legati all'educazione dei propri figli, alla, alla salute della propria comunità e riescono a fare cose che fino a ieri erano impensabili e fare tutto questo con persone che noi conosciamo, perché io eh, come dire, lo dico con, con orgoglio e anche un filo di emozione, io vi potrei dire nomi, cognomi, parentame di, dei produttori che hanno, che hanno portato il caffè fino, fino a qui, quindi stiamo parlando di persone vere, in cui la relazione diventa... L'elemento essenziale e l'idea che il consumatore qui possa, in qualche modo, attraverso questo caffè, ma spesso non solo, perché la visita dei due produttori del mese, del mese scorso alla citata conferenza ne è stata la prova. Quindi poter parlare con loro, farsi raccontare direttamente le loro vicende, secondo me, azzera qualsiasi, qualsiasi chilometro. Sì, beh, volevo aggiungere che, diciamo, nella relazione umana il commercio è stato sempre un elemento essenziale. Quindi. Noi, noi lavoriamo il chilometro zero per fare in modo che non prevalga, come dicevo prima, l'aspetto finanziario dove le persone non si conoscono e si guardano tutto al computer e si compra e si acquista in base a convenienza immediata, in base a una speculazione, in base a chi ha più soldi, in base a tante variabili che non sono variabili dell'economia reale e delle relazioni umane. Quindi noi intendiamo i chilometri zero, zero in cui prevale l'economia reale, prevale il contatto fra i popoli e prevale un incontro fra culture diverse. Bene, grazie eh, amici di Onda Libera, un saluto